Bella a tutti ragazzi, sono SavilTras90, sono tornato dopo 3 giorni di inattività. Purtroppo sono stato a Napoli per vacanza, non ho potuto fare nessun video. Questa è stata la prima partita in Express appena tornato da Napoli, appunto. Allora, oggi volevo parlarvi durante questa partita di un po' di cosucce. Prima di tutto del forum. Allora, molti di voi si stanno iscrivendo, però pochi scrivono nel forum. Questo perché, secondo me, al momento della registrazione, il sito richiede la conferma che arriva solitamente tramite posta indesiderata. Quindi, ragazzi, mi raccomando, andate in posta indesiderata e confermate. Dopodiché, potrete scrivere nel forum. Poi, finito l'argomento forum, volevo passare un po' alle novità di Call of Duty. Nel capitolo precedente i punti erano diversi, quest'anno invece i punti sono al minuto. Inizialmente questa scelta presa non tanto mi convinceva, ma adesso credo che sia la soluzione migliore. Perché prima, appunto, bastava solo giocare tanto e si saliva in classifica. Ora, invece, con questi punti al minuto, bisogna giocare anche meno, ma bene, cioè bisogna fare tante uccisioni nel minor tempo possibile. Poi, guardando un po' la classifica generale, andando a vedere ai primi posti, vedo sempre gente ormai all'undicesimo prestigio. Ma io non credo che una persona sana di mente, con una vita sociale, possa davvero fare tutte quelle ore di gioco. Credo invece, più che altro, e magari forse sarete d'accordo con me, che loro condividono l'account con più persone. Quindi, tra virgolette, si dividono il lavoro e giocano un po' per volta, perché sarebbe davvero assurdo giocare così tanto. Cioè, è una cosa incredibile. Poi, notavo nelle ultime partite che gli avversari usano molto spesso, e direi anche purtroppo, delle ricompense davvero odiose, come ad esempio le boosting bounty. Cioè, ragazzi, praticamente le trovate dappertutto, quindi fate 2 passi e da un momento all'altro esplodete. Io vi consiglio vivamente di usare Ingegnere. Se ancora non lo conoscete, praticamente ovunque ci sia una boosting bounty o anche delle scosse elettriche, lui te lo segnala e lo fa vedere in rosso e ne rallenta anche l'esplosione. Quindi, ragazzi, ve lo consiglio davvero questa. Ve lo consiglio davvero. Poi che altro? Notavo anche che quest'anno hanno praticamente potenziato alcune armi, in particolare, secondo me, il fucile a pompa e il cecchino. Il primo mi è capitato di vedere, cioè non l'ho mai usato io, ma l'hanno usato contro di me purtroppo. Praticamente ero a una distanza abissale dal mio avversario, praticamente ero sopra una casa. Lui mi ha praticamente sparato da sotto e mi ha preso. Ma una cosa mai vista è surreale. Anche i cecchini sto notando che praticamente sono potenziati rispetto ai capitoli precedenti, perché ti colpiscono davvero dappertutto e con un solo colpo, anche se nel mirino non compari. Vabbè, qui adesso un attimino me la campero perché avevo finito le munizioni e quindi aspetto il mio amico che muore per prendere la sua arma e poi userò un po' il cecchino. Comunque, dicevo, del fucile a pompa e del cecchino. Ah, poi un'altra cosa. Purtroppo, le partite che faccio molto spesso ho 3 tacche e in più lag parecchio. Anche se ho comprato una nuova PlayStation, perché la precedente ormai era praticamente fusa, e ho avuto Internet Play. L'ho attivato per notare magari qualche miglioramento,
Ma non ne ho proprio visti, anzi, secondo me la situazione è anche peggiorata. In questi giorni magari chiamerò quelli di Telecom per, non so, per risolvere questo problema. Ho provato anche a fare uno speed test e il ping è praticamente altissimo, praticamente sempre tra gli 80 e i 200. Quindi il gioco online risente parecchio. Comunque, che altro, ragazzi? Questa è stata la mia prima partita e l'ho voluta subito mettere perché ormai era da 3 giorni che non pubblicavo niente. Sicuramente in questi giorni pubblicherò altre partite, magari anche con un gameplay più bello. Comunque, ragazzi, il video è finito. Mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale. E se non vi iscrivete al canale, andatevene a cagare. Ciao belli! Lodestar pronto. È possibile, porta Anna la Madonna! Lodestar in arrivo. Siamo su orbita antiuraria, 10.000 piedi di vuoto. Aria terra lanciata. Bella battaglia, ora si riscuote.